Oggi ti faccio vedere come dare il colore analogico alla tua voce con i plugin della Waves, ma lo vedremo dopo la sigla. Chiuso nel Minerva studio, studio. Cucino sto mix, cucino sto beat. Ce lo butto fra dei mutton. Ti caccia la hit, ti caccia la hit. Eccoci qua. Allora, come dare colore analogico, come dare pasta analogica alla tua voce utilizzando i plugin della Waves. Questo è un esempio, chiaramente ci sono, è uno dei tanti modi, però voglio farti vedere una catena veloce, molto semplice, che puoi utilizzare all'interno dei tuoi mix. Allora, questa è la voce. Giro in giro coi frat, ballo di Frank su strat, guerrieri senza le spat, miracoli del Catram. Prima cosa, mettiamo un po' di autotune. Giro in giro coi frat, ballo di Frank su strat, guerrieri senza le spat, miracoli del Catram. Ok, gli dà un minimo di colore. Poi, primo plugin in catena, CLA-2A. Questo qui è il mix hub di Chris Lordeggi. Veramente suona incredibile. È sostanzialmente è un'emulazione di un SSL, della sua SSL. È stato campionato il suo banco. Ed è un plugin veramente interessante e veloce se tu vuoi equalizzare e comprimere in maniera veloce, soprattutto dando il carattere analogico. Come vedi qua analog e puoi mettere se on, off, io naturalmente metto on perché mi dà proprio il calore dell'SSL. Che cosa ho fatto? Compressione, 3 dB di compressione, ho usato il blue desk perché qua puoi decidere se fare il blu o quello il blu sarebbe l'1176 Blue Edition del CLA. Oppure il compressore del banco. Io ho utilizzato il blu perché sulla voce secondo me è molto più colorato. 3 dB di compressione, velocità, rilascio molto veloce, quindi abbastanza musicale con la voce. 2 a 0.5 a 1, quasi 3 dB come ratio. Ho tagliato un po' di low end intorno ai 200 qua. Ho tagliato un po' di 3K e ho dato un po' di 1.8 intorno agli 8K. Molto semplice. Guerrieri senza le spade, miracoli del Catram. Semplice, AB. Giro in giro coi frat, valor di Frank queste strade, guerrieri senza le... Boom, ok? Quando devo equalizzare e comprimere, prendo uno channel strip, perché all'interno di questo channel strip c'è di tutto. Poi miracoli del Catram. Grammar tape. Questo perché a me piace tantissimo il colore del nastro e quindi volevo dare un colore analogico appunto alla mia voce. Quale miglior modo di farlo se non farla passare nei nostri nastri vintage, ok? Senza le problematiche effettivamente dei nastri. Stavo guardando l'altro giorno un'intervista tra Andrew Schweppes e Mike Wachowski. Sono uno dei due top ingegneri al mondo. Mike ha mixato Thriller di Michael Jackson, quindi per farci capire. E parlavano proprio del fatto che tante persone sono nostalgiche dell'era dei nastri, del suono dei nastri, eccetera, eccetera, però loro hanno sottolineato che in realtà era molto problematico perché dovevi sincronizzarli, eccetera, eccetera. Quindi noi con il Clamor Tape abbiamo la possibilità di poter prendere il suono del nastro, anche se non è proprio lo stesso, però vabbè, comunque dare quella pasta senza avere tutti i problemi che può avere il nastro. E cosa ho fatto qua? Vedi una saturazione veramente blanda. Un flutter anche qua molto blando proprio perché volevo dare il tocco ma senza la presenza del nastro, ok? Giro in giro coi frat, Cioè senza far sentire troppo flutter o troppa distorsione. valor di Frank queste strade, guerrieri Facciamo una B. senza le spade, miracoli del Catram. Giro in giro coi frat, valor di Frank queste strade, guerrieri senza le spade.
Ok, quello che mi dà il nastro, leggermente la parte medio-alta viene leggermente spostata in avanti e mi dà anche un po' un effetto compressione, chiaramente, che è il classico, classico del nastro. E quindi mi va ad incastonare bene la voce. Poi, dopo aver fatto questo, API 550B, perché? Perché volevo dare un po' di aria alla voce. 2 dB intorno ai 20K. Squad, miracoli del cadra. E 2 dB intorno ai 500 per dare presenza. Giro in giro coi frat, valor di frame quest'estate, guerrieri senza le spade. Boom. Incredibile voce, super solida. E poi per chiudere un DS. Miracoli del cadran, giro in giro coi frat, valor di frame quest'estate, guerrieri senza le spade. Ok, giusto che mi va a controllare un pochino le S, che naturalmente avendo spinto sui 20K sono diventate un po' più presenti. Quindi, in definitiva, facciamo una B. Miracoli del cadran, giro in giro coi frat, valor di frame quest'estate, guerrieri senza le spade. Miracoli del cadran, giro in giro coi frat, valor di frame quest'estate, guerrieri senza le spade. Miracoli del cadran. Ok, è veramente incredibile il balzo che ha fatto la nostra voce. E in definitiva, come fai a dare colore analogico alla tua voce? Vediamo se l'hai capito. Non te l'ho detto direttamente, però penso che l'hai capito. Semplicemente utilizzando le emulazioni delle macchine analogiche. Questo è un modo. Perché chiaramente andando ad utilizzare le emulazioni di macchine analogiche, io qui ho messo solamente plugin che, tra virgolette, plugin reali, chiamiamoli così, inevitabilmente si va a prendere anche il colore di quel mondo lì. Poi ci sono altri metodi per farlo, non per forza bisogna farlo così. Ci sono anche altri metodi molto più veloci e soprattutto che ti fanno risparmiare tanta CPU. Perché qua comunque per riuscire ad ottenere, ad avere un minimo di colore analogico abbiamo dovuto utilizzare 1, 2, 3, 4 plugin, ok? Ci sono anche altri metodi, non è solamente questo il metodo, ma se sei interessato ad approfondire i temi di mix e master, come andare a gestire quello che è il tuo mix, in descrizione trovi il mio link per accedere ai miei percorsi privati, dove lì andremo nel profondo e studieremo anche tutto ciò che riguarda il mondo del mix e del master. Se invece sei un artista che cerchi un ingegnere del suono che vada a finalizzare i tuoi progetti, vada a mixare il tuo album, il tuo disco, il tuo singolo, in descrizione trovi anche il link per accedere, per candidarti ad accedere ai miei servizi di mix e master. E quindi c'è tutto quanto in descrizione, vai in descrizione e fai quello che devi fare. Bene. Da Mr. Lob e dal Minerva Studio è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao! Chiuso nel Minerva Studio, cucino sto mix, cucino sto beat, ce l'ho butto fra dei mood, ti caccia la hit, ti caccia la hit.